Vediamo a questo punto quali sono le attività che l'imprenditore, il datore di lavoro può svolgere nel momento in cui appunto deve provvedere all'attività di prevenzione incendi. In primo luogo, quindi, occorrerà per il datore di lavoro prendere delle misure di prevenzione con riferimento all'incendio, ovvero deve cercare di ridurre il più possibile la probabilità che possa svilupparsi un incendio. Occorrerà poi prendere delle misure di protezione, ovvero qualora si ammetta che ci possa essere lo sviluppo di un incendio, devono essere presenti dei dispositivi e una serie di misure che consentono di proteggere le persone dallo sviluppo delle fiamme. Quindi, ad esempio, dovranno essere presenti, ad esempio, dei dispositivi per l'estinzione degli incendi, quindi degli estintori, delle manichette, nonché devono essere presenti delle porte tagliafuoco e così via. Successivamente occorre prendere appunto delle misure di precauzione, quindi già in fase progettuale dell'ambiente di lavoro e quindi ad esempio nella disposizione degli ambienti e nella distribuzione del numero di lavoratori, nella predisposizione delle vie di emergenza e così via, deve essere tenuto in conto appunto la possibilità che possa svilupparsi un incendio e che quindi si debba poter evacuare in queste situazioni l'ambiente di lavoro in modo sicuro. Quindi, in primo luogo, occorre ridurre la probabilità stessa che possa svilupparsi un incendio andando a realizzare quindi un'attività di prevenzione. Occorrerà progettare quindi delle vie e delle uscite di emergenza. Nel progettare queste vie di emergenza, occorre tener conto della, soprattutto, particolare attenzione andrà posta nel dimensionamento di queste vie di emergenza, ovvero dovranno avere una larghezza adeguata a quello che è il numero di lavoratori, non dovranno avere delle lunghezze eccessive, cioè il lavoratore non dovrà impiegare troppo tempo per poterle percorrere, non deve trovare inoltre ostacoli nel momento in cui percorre il lavoratore queste vie di emergenza e così via. Successivamente occorrerà per la prevenzione incendi progettare una serie di misure di segnalazione dell'incendio, ovvero qualora si sviluppi in azienda nel luogo di lavoro si sviluppi un incendio, dovranno essere presenti dei sistemi che segnalino a tutti i lavoratori presenti che si sta in quel momento sviluppando un incendio e che quindi è necessario evacuare il posto di lavoro. Quindi dovranno essere previsti dei dispositivi che consentano anche a un lavoratore o al datore di lavoro e così via, o ai dirigenti e così via, di poter segnalare a tutta l'azienda qualora vi sia appunto questa situazione di emergenza. Occorrerà poi assicurare l'estinzione dell'incendio e quindi prevedere una serie di dispositivi atti a poter appunto contrastare lo sviluppo delle fiamme. E soprattutto occorrerà fare in modo che si sappia chi in azienda deve utilizzare questi sistemi appunto nel momento in cui si sviluppa un incendio. Successivamente occorrerà garantire l'efficienza ovviamente dei mezzi antincendio, quindi deve essere svolta una regolare manutenzione e un aggiornamento di quelli che sono questi dispositivi nel tempo. E occorrerà ovviamente informare e formare i lavoratori con riferimento soprattutto a tutti i lavoratori in merito alle procedure di evacuazione e ai lavoratori poi che sono invece addetti alle emergenze dovranno ovviamente essere formati appunto per poter utilizzare in sicurezza
mezzi antincendio oppure a fornire il supporto di primo soccorso che abbiamo visto nei video precedenti. Occorrerà quindi, come abbiamo visto sempre nei video precedenti, predisporre un piano di emergenza che tenga conto anche della possibilità dello sviluppo di un incendio. Quindi questo piano deve riportare una serie di indicazioni finalizzate specificamente alla prevenzione incendi. Questo piano, tuttavia, non è obbligatorio ai sensi del decreto legislativo 81-2008 per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 10. Inoltre, e non è obbligatorio per quelle attività che non sono soggette, che oltre ad avere meno di 10 dipendenti, non sono soggette ad un controllo da parte dei vigili del fuoco, e quindi non hanno necessità del rilascio del cosiddetto certificato di prevenzione incendi, CP, che viene rilasciato proprio a seguito di questi controlli. È richiesto inoltre un aggiornamento delle procedure previste nel piano di emergenza in tema di prevenzione incendi, qualora vi siano delle variazioni significative in azienda, che comportino appunto una variazione di quelli che sono i fattori di rischio. Quindi, ad esempio, quando vi è un cambio di sede, oppure quando vi sono delle nuove assunzioni in numero significativo e quindi cambia notevolmente il numero di lavoratori presenti nell'attività lavorativa, oppure quando cambiano le attrezzature utilizzate, i materiali utilizzati e così via, in tutti questi casi ovviamente occorrerà procedere all'aggiornamento del piano di emergenza.